Signori ascolti la mia preghiera, porgere la mia supplica a tutti i sei fedeli, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, dissimi bene nella macchina a te. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha rilevato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. Insegnami a compiere il cuore, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Ed il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia e la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Eccoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Siate attenti, grandi e vigilanti. Il vostro nemico, il diavolo, come le urgente, va in giro cercando di ignorare. Resistete gli salvi nella fede. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. Tu ci hai redenti, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia. Nella mia salva. Ora lascia, Signore, che il tuo servo
dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate.
siamo anche trovati una preghiera, ed è giunta anche da lei, Padre. Ha saputo che c'era bisogno di lei e si è messa in cammino. Sentiamo la sua presenza. Guardiamo con gli stessi occhi di Elisabetta e sua vita. Ecco, il primo invito che ci mette in rivolto stasera è di riconoscere come Elisabetta la presenza di Dio in Maria. Anche noi siamo chiamati a trasalire, a stupirci davanti a colui che ci chiede di stare qui per adorarlo nel lungo esempio del Padre. Saper stare davanti a Dio con il cuore aperto, con le braccia aperte, spalancate, per ricevere a piene mani il suo donarsi a noi e l'Eucaristia. Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci dia gli occhi di Maria nel momento in cui a Betlemme ha visto per la prima volta il volto di Dio. Sono stati tuoi occhi, Maria, i primi a posarsi sul suo corpo. Poi ha volto con il tuo sguardo prima ancora di volgere le fasce. È bello pensare che anche i nostri occhi possano volgere veramente Dio. Quanti occhi si sono rivolti a Dio? Quanti occhi si sono fermati su di te, Maria? Occhi stanchi, occhi delusi, occhi bagnati dalle lacrime, occhi spenti dal peccato, occhi che non sanno più vedere. Maria, tu sei la donna del primo sguardo, purifica gli occhi del nostro cuore, perché possiamo vedere Gesù davanti a noi. Donaci la grazia dello Signore che abbiamo perso nel corso della vita. Togli, Maria, dai nostri occhi quella pesantezza che li fa chiudere e li rende assenti alla realtà delle cose. Donaci, Maria, occhi contaminati, perché possiamo vedere la bellezza di Dio. Donaci, Maria, i tuoi occhi.
Gesù, presente sui nostri altari per tutti i giorni fino alla fine dei secoli, si presenta ai nostri sguardi e alla nostra adorazione per trasformare la notte della nostra vita in luce splendida. Nella comunione, poi, noi tocchiamo con la nostra bocca il corpo di nostro Signore Gesù Dio, così come lo toccarono le labbra di Maria. Entra in noi, così come riposò nel seno di Maria. E Dio con noi, Dio in noi, e Dio che si dà perennemente a noi, da amare, adorare, abbracciare e possedere. Quando Maria riceve Gesù nel suo seno, è immediatamente pervasa dalla sua carità. Più si unisce a Gesù e più si tiene di carità e di amore per le anime. Maria parte in fretta. Quando c'è da fare un bene voluto da Dio, bisogna farlo con sollecitudine, con l'amore e la dedizione dell'anima amante e del buon servo, i quali fanno con solerzia e senza ritardo ciò che si desidera essere.
Santa Maria, donna del male, da chi, se non da te, nei giorni dell'abbondanza la morte di mia, e nelle lunghe sere della ristrettezza con fiducia, accanto al focolare che crepitava senza sfuma di pentole, Gesù, povero, oppresso, quella frase del Deuteronomio con cui il tentatore sarebbe stato affrontato nel deserto: non di solo male dell'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ripetici la tua frase, perché la dimentichiamo facilmente. Facci capire che il male non è tutto, che tutti in banca non basta per perderci contenti, che la tavola piena di bevande non sazia se il cuore è vuoto di verità, che se manca la pace dell'anima, anche cibi raffinati non sono di cui sapore. Perciò, quando ci vedi arrivare soddisfatti attorno alle nostre dispense di stracolmi di beni, muoviti con passione di noi, placa il nostro bisogno di felicità e torna a ricorrere nella mangiatoia, come quella notte feciste le fiamme, il pane di noi disceso dal cielo. Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fiamme in eterno. Con Maria possiamo continuare il giorno della nostra vita. Grande è il Signore, lo voglio lodare. Dio è il mio Salvatore, sono pieno di gioia. Con Maria possiamo continuare il giorno della nostra vita. Ha guardato a me, sua povera serva. Dio è potente e ha fatto in me grandi cose. Con Maria possiamo proclamare il giorno della nostra vita. Ha dato prova della sua potenza, ha distrutto i superbi e i loro progetti, ha rovesciato le mani potenti, ha rialzato dalla terra gli oppressi.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto. Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Thank you.